siamo arrivati a questo problema, abbiamo detto deformazioni, equilibrio, legame, condizione del contorno sull'alterno, condizione del contorno diciamo sulla base a L, che automaticamente significa anche condizione del contorno sulla base a 0, perché ovviamente l'equilibrio deve essere globale, deve essere soddisfatto. Benissimo. Ovviamente in questo modo noi possiamo intanto distinguere quattro casi fondamentali, va bene? In funzione delle sollecitazioni che stanno agendo, va bene? E in particolare possiamo pensare al caso in cui sono attive solo queste due, o almeno una delle due, va bene? Mentre tutto il resto delle sollecitazioni sono tutte quante 0, cioè n uguale 0, mf1 uguale 0, 2 uguale 0, mt uguale 0. Allora, quando noi abbiamo solo attive le V, bene, se c'è solo V, la sollecitazione viene chiamata sollecitazione di taglio, e cioè la trave è sollecitata da una forza di punta. Qualora invece l'unica diversa da zero è la N, mentre tutte le altre sono uguali a 0, allora la trave di Semmelman è sollecitata a sforzo normale. Naturalmente qua ho scritto V come vettore, dove intendo le due componenti V2, okay. E così quando per esempio ci stanno solo M1 e M2, che organizzano un vettore che sto chiamando MF, e mentre tutte le altre quantità sono tutte nulle, va bene? Allora si dice che la trave è soggetta a momento flettente, sollecitazione di momento flettente. Infine, l'ultimo caso è quando solo MT è diverso da 0 e tutte le altre sono tutte quante nulle, va bene? Allora, in questo caso si dice che la trave è sollecitata da momento tangente. Quindi queste sono le quattro sollecitazioni semplici di Semmelman. In particolare, noi cominceremo con lo sforzo normale e il momento flettente. All'inizio queste due sollecitazioni le studieremo e poi le separeremo e vedremo i due singoli effetti. Poi passeremo al caso del momento torcente ed infine al caso del taglio. Ovviamente da ricordare una cosa, lo possiamo dire sin da ora, ma cerchiamo di chiarirlo. Immaginiamo che questa è la trave e immaginiamo che la risultante della base A con L sia una risultante di solo taglio, quindi qui abbiamo la risultante B, e ovviamente se andiamo nella generica sezione della trave avremo come azione, come sollecitazione, un taglio, ma anche l'effetto di un momento flettente, ovviamente. E quindi normalmente questa sollecitazione si chiama taglio e flessione, perché il taglio è sempre poi accompagnato dalla flessione. Va bene? Quindi questa è, diciamo, taglio e flessione. Sforzo normale, momento flettente taglio. Bene, quindi studieremo 1, 2, 3, 4. Questo sarà l'ordine con il quale andremo a studiare le singole sollecitazioni. Ovviamente se sulla trave agiscono più sollecitazioni contemporaneamente, noi ci avvaliamo del principio di sovrapposizione degli effetti, nel senso che sappiamo la soluzione per effetto di questa sollecitazione, sappiamo la soluzione per effetto di quest'altra sollecitazione, se agiscono contemporaneamente sovrapponiamo gli effetti e abbiamo la sollecitazione ovviamente composta. Va bene? Comunque, detto questo, ancora il problema semplicissimo non è, e allora sempre De Semmelman ci suggerì un modo per cercare di risolvere questo problema. E il modo è il seguente. La lascio.
Allora, se voi avete un problema, diciamo, tipo questo, un problema matematico, voi per risolverlo potete, diciamo, dovreste, no, utilizzare un metodo, diciamo, diretto. Cioè avete un'equazione algebrica, un'equazione differenziale, trovate la soluzione, non so, avete un'equazione del secondo ordine, no? Un'equazione del secondo grado, algebrica del secondo grado, no? Ax uguale più b, potete trovare la soluzione x uguale a più o meno b, radice, no, a meno b più o meno la radice quadrata, eccetera. E quello è un modo diretto per risolvere il problema. C'è un modo, voglio dire, inverso di risolvere il problema, e cioè voi, come dire, immaginate una soluzione e trovate quali sono, per esempio, i dati che dovete avere per avere quella soluzione. Non so se mi sono spiegato. Immaginiamo di avere a disposizione una soluzione, avere la U. Immaginiamo di avere la U, va bene? Dalla U entro qua dentro, mi calcolo la epsilon, entro qua dentro, mi calcolo la sigma, entro qua dentro, mi calcolo, verifico queste equazioni, vedo se sono verificate oppure no, se no mi emergono delle forze di volume, va bene? Va bene? E così vado avanti, cioè lo faccio in maniera inversa, va bene? Cioè mi trovo i dati che corrispondono a quella soluzione. Ok. Beh, Semmelin propose di utilizzare per risolvere il problema di questa trave un metodo che lui chiama seminverso, in cui sostanzialmente noi facciamo delle ipotesi di come può essere fatta la soluzione per ognuna delle sollecitazioni che noi andremo a studiare. In particolare potremo pensare, per esempio, come sono fatti i campi di spostamento, oppure come sono fatti i campi delle tensioni, o come fare delle ipotesi, va bene? Ovviamente poi verificare che sulla base delle ipotesi che abbiamo fatto, tutte le equazioni che noi andremo a scrivere possono essere soddisfatte. Il fatto di soddisfare tutte quante le equazioni, da una parte magari ci fornirà la parte di soluzione che noi non abbiamo ipotizzato, che abbiamo lasciato in qualche modo libera, va bene? Dall'altra ci verificherà che l'ipotesi che abbiamo fatto all'inizio è consistente, è valida, va bene? E se noi riusciamo, sotto quell'ipotesi, a soddisfare tutte quante le nostre equazioni, vuol dire che quella che noi troveremo è la soluzione del problema, perché noi sappiamo poi che la soluzione è unica del problema dell'equilibrio classico. Quindi è la soluzione del problema, e che quell'ipotesi non è un'ipotesi in qualche modo che ci restringe la soluzione da in qualche modo, no, assolutamente, è proprio la soluzione del problema. Vuol dire che abbiamo trovato un'ipotesi che poi diventa parte della soluzione del problema. Mi sono spiegato? Allora, una delle ipotesi di lavoro che fa Semmelin è la seguente, cioè lui suppone che sigma 1,1 è uguale a sigma 2,2 è uguale a sigma 1,2 è uguale a 0. Bene. In altri termini, lui assume che nel caso della trave il tensore delle tensioni è fatto così. Che sigma è fatto così, va bene? Non ci sono tensioni 1,1, 2,2, non ci sono tensioni 1,2, va bene? Ovviamente vi ripeto, questa noi la vediamo all'inizio come se fosse un'ipotesi. Naturalmente, se noi poi riusciamo a soddisfare esattamente tutte quante le equazioni del problema, vuol dire che questa è parte della soluzione, non è un'ipotesi che ci restringe la soluzione da qualche parte. Okay? Allora, questo sostanzialmente significa che lui vede la trave come un insieme di fili, diciamo così, bene, che non possono avere tensioni fra di loro, mettiamo che questi sono due fili della trave, non possono avere tensioni fra di loro di questo tipo, 1,1, va bene? Non ci sono tensioni di questo genere, non ci sono tensioni di questo genere, va bene, 2,2, va bene? Ma non ci sono neanche tensioni tangenziali così, non ci sono tensioni tangenziali così. Le tensioni che possono nascere sono tensioni sigma T3, che sono delle tensioni nel filo stesso, va bene? Sono tensioni nel filo, e poi le sigma 1,3 e 2,3, che sono delle tensioni fatte così, tanto per intenderci. Per esempio questa potrebbe essere la 1,3 e quest'altra
la 2-3, d'accordo? D'accordo? Benissimo, ovviamente sotto questa ipotesi di lavoro la prima cosa che possiamo fare è pensare che queste equazioni di equilibrio si semplificano notevolmente, va bene? Perché se sigma 1-1, 1-2 e 2-2 sono 0, ovviamente questi termini non ci sono più nell'equazione. Quindi l'equazione di equilibrio le voglio riscrivere. L'equazione di equilibrio diventa questa. Allora diventa sigma 1,3 derivato rispetto a 3 è uguale a 0, sigma 2,3 derivato rispetto a 3 è uguale a 0, e questo invece è sigma 1,3 1, sigma 2,3 2, sigma 3,3 3 è uguale a 0. Bene. D'accordo. Automaticamente questa ci sta dicendo che le sigma 1,3 sono costanti lungo x con 3. Perché la derivata rispetto a 3 è 0. E così anche questa, no? Che le sigma 2,3 sono costanti lungo x con 3. Va bene? Bene. Vedete, allora, le equazioni di equilibrio si sono semplificate. Anche queste equazioni qua, scusatemi, queste equazioni qua sul contorno si semplificano abbastanza, direi non poco, eh? E cioè le equazioni di equilibrio sul contorno, le vediamo di scriverle qua sopra. Queste sono le equazioni come al solito in omega. Sul mantello, su S, le equazioni che diventano, scriviamolo esplicitamente queste equazioni qua, sigma applicato su n uguale a 0, questa è la condizione. Allora sigma è fatto così, va bene? Ve lo riscrivo, 0, 0, sigma 1, 3, 0, 0, sigma 2, 3, sigma 1, 3, sigma 2, 3, sigma 3, 3. Allora, com'è fatta la n, no? Che è normale al mantello. Immaginate che questa è la trave, bene, c'ho una trave piuttosto corta, e la n normale al mantello, ovviamente è una n che è diretta così, vedete? Non può avere componenti lungo la direzione, non può avere componenti lungo la direzione dell'asse della trave, deve essere ortogonale sempre all'asse della trave la n, ok? Quindi non può avere componente 3. Quindi la n sarà un vettore che avrà al più componenti n1, n2, ma lungo 3 comunque sempre 0. Va bene? Perché è normale al mantello. Va bene? Allora, se ci facciamo questo calcoletto, semplicemente ci viene che, come al solito, riga per colonna, naturalmente, 0 per n1 più 0 per n2 più sigma 1,3 per 0. Quindi 0. Quindi questo vettore sarà 0, 0, e ovviamente qua ci sarà qualcosa, ci sarà sigma 1, 3, n1, più sigma 2, 3, n2. Va bene? E sul mantello, la condizione che avevamo, ricordiamocela, cioè, scusatemi, eccola qua, è che sul mantello sigma applicato su n deve essere uguale a 0. Quindi la condizione è questa. 0, 0, 0. Il che significa che le prime due equazioni sono già automaticamente soddisfatte. L'unica equazione che in realtà poi bisognerà soddisfare è la terza, eh? Quindi sul mantello alla fine solo questa equazione qui sarà da soddisfare, perché le prime due sono già automaticamente, implicitamente soddisfatte. 0 uguale 0. Va bene? Ok, una volta che abbiamo scritto l'equazione di equilibrio, abbiamo visto come si sono semplificate la condizione al contorno sul mantello, abbiamo visto come si semplifica, possiamo anche passare a vedere un po' più in esplicito come si scrivono le equazioni del legame costitutivo. E in particolare ci conviene sempre scrivere le equazioni del legame costitutivo, è più facile generalmente,
di epsilon in funzione di sigma, cioè scrivere l'inversa, va bene? Anche perché queste le abbiamo viste esplicitamente nelle lezioni precedenti. E quindi nell'equazione del legame costitutivo noi avremo epsilon 1 1 è uguale. Allora, cerchiamo di ricordarci la formuletta, no? La formuletta era fatta così, era 1 su E che moltiplica sigma 1 1 meno mi sigma 2 2 più sigma 3 3. Ok? Va bene? Ma noi siamo sotto sempre questa ipotesi di lavoro, che sigma 1 1, 2 2 e 1 2 sono sempre 0. Quindi vuol dire che questo è nullo e questo è nullo. Allora scusatemi, io faccio così direttamente, cancello questa espressione e metto già direttamente il risultato, cioè è che y11 sarà meno mi su e sigma 33. Allora poi vado a calcolare l'y22 e guardate, ricordiamo di nuovo la stessa formuletta, sarà 1 su e sigma 2 2 meno ni che moltiplica sigma 1 1 più sigma 3 3 e rimane sempre solo meno ni su e sigma 3 3. Poi abbiamo l'espressione dell'epsilon 3 3, epsilon 3 3 ci rimane solo 1 su e sigma 3 3, va bene? E poi ancora abbiamo la 2 epsilon 1 3 che sarà uguale a 1 su g sigma 1 3, bene, dove g ci ricordiamo è il modulo a taglio, bene. Poi 2 epsilon 2 3 ed è 1 su g sigma 2 3 ed infine 2 epsilon 1 2 che è uguale a 0. Perché? Perché sigma 1 2 è 0. Bene. Quindi anche vedete il campo delle deformazioni alla fine si semplifica abbastanza. Bene. Ok, quello che possiamo fare a questo punto è questo. Vi ricordate quali sono le condizioni che noi dobbiamo imporre sul tensore di deformazione infinitesimo epsilon per essere sicuri che esista un campo di spostamenti U tale che la parte simmetrica del gradiente di U sia esattamente pari a quella epsilon? Era quella condizione di compatibilità interna, di congruenza interna che noi avevamo assicurato attraverso un'equazione, non so se ve la ricordate, molto particolare, cioè l'equazione del rotore di epsilon, cioè se abbiamo un campo di deformazione per esempio fatto in questo modo, cioè in funzione di queste tensioni, queste sono congruenti se il rotore del rotore di epsilon è uguale a 0. Bene. Allora l'equazione del rotore di epsilon uguale a 0 è un'equazione un po' complicata e anche difficile a volte da ricordare. Ovviamente in questo caso le equazioni si semplificano abbastanza. Perché? Perché vedete che le espressioni di epsilon sono abbastanza semplici in funzione di sigma. Non solo, ma ci ricordiamo che le derivate di sigma 1 3 e 2 3 rispetto a 3 sono 0. Cioè, che cosa voglio fare io a questo punto? Voglio sostituire, no, al posto della epsilon l'espressione che mi viene in funzione delle sigma in questa equazione. Ok? Se faccio tutta questa operazione, cioè esplicito questa equazione qua, no, in funzione di epsilon e sostituisco al posto delle componenti di epsilon quelle che ho ricavato da queste equazioni del legame costitutivo e tengo conto anche del fatto che queste componenti
hanno derivate rispetto a 3 a nulle, ovviamente ho delle equazioni che diventano significativamente più semplici. Bene? E sono delle equazioni direttamente in sigma. Allora, queste ve le scrivo direttamente copiandole, e sono le seguenti. E cioè, da questa tiro fuori 6 equazioni. Sigma 3, 3, 2, 2, più sigma 3, 3, 1, 1, uguale a 0. Meno mi sigma 3, 3, 3, 3, più sigma 3, 3, 1, 1, uguale a 0. Infine l'ultima equazione è sigma 3, 3, 1, 2, e guarda. È chiara la procedura che abbiamo fatto? Noi proviamo a scrivere le equazioni rotore della teoria che vale a 0. Bene, scriviamo, come dire, le 6 equazioni, dove ci stanno le derivate delle epsilon. Poi al posto delle epsilon sostituiamo queste espressioni qui. Bene, e naturalmente ci ricordiamo che le derivate rispetto a 3 di queste due quantità sono 0. Bene, se facciamo tutta questa operazione, il risultato alla fine è questo. Abbiamo questa equazione. Va bene? Allora, da queste equazioni, la scrivo qui, scrivo qua. Allora, da queste equazioni, voglio dire, per il momento, facciamo così, guardiamo per il momento queste 4, 1, 2, 3 e 4 equazioni qui. Bene. Da queste 4 equazioni possiamo scrivere, ovviamente, che la sigma T3, 1, 2 è 0, e ce lo dice direttamente l'ultima equazione. Va bene? Ma guardiamo un attimo queste 3 equazioni, Va bene? Qui che c'è scritto, guarda, se uno le volesse risolvere, no? Potrebbe dire la sigma 3, 3, 1, 1 è uguale a questa quantità. La sigma 3, 3, 2, 2 è uguale a questa quantità, che è la stessa di questo. Cioè significherebbe che la sigma 3, 3, 1, 1 e sigma 3, 3, 2, 2 devono essere fra di loro uguali e la loro somma deve essere 0. Allora vuol dire che devono essere 0. Quindi, risolvendo queste quattro equazioni che ho segnato, noi otteniamo questa condizione. Che sigma 3, 3, 1, 1 è uguale a sigma 3, 3, 2, 2 è uguale a sigma 3, 3, 3, 3 è uguale a sigma 3, 3, 1, 2 è uguale a 0. Va bene? Cioè la sigma 3, 3 è lineare per in x1 e lineare in x2 e lineare in x3, ok? E non ha il termine incrociato, quello che io posso chiamare bilineare in x1 x2, non ci deve essere, ok? Allora vuol dire che la sigma 33 si può, come dire, scrivere in questo modo, sigma 33 è uguale a g0 più x con 1 g1 più x con 2 g2 più
H0 più X con 1 H1 più X con 2 H2 per X. Se facciamo la derivata seconda di sigma 3 rispetto a 1, ci sta x1 qua, ovviamente viene 0, vedete? Se facciamo la derivata di seconda di sigma 3 rispetto al 2, rispetto a x2, facciamo la prima derivata, rimane g2, nella seconda derivata viene 0 qua, viene 0 qua, lo vedete? Se facciamo la derivata seconda rispetto a 3, quando faccio la derivata prima tutto questo se ne va, quando derivo rispetto a 3 mi rimane questo, derivo ancora una seconda volta rispetto a 3 mi viene 0. Le vedete? Se faccio la derivata seconda rispetto a 1 e rispetto a 2, mi viene, faccio la derivata per esempio prima rispetto a 1, quindi mi rimane g1 e mi rimane h1x con 3. Poi derivo rispetto a 2 mi viene 0. Non ci deve essere il termine x1 per x2, questo vi dice questa condizione. Chiaro? Bene, allora vuol dire che noi abbiamo un modo per rappresentare la sigma 3-3, che proviene da questa, come dire, ipotesi iniziale e naturalmente dal fatto che abbiamo queste equazioni di legame costitutivo. Queste derivate sono nulle e l'equazione di congruenza del rotore ci hanno dato queste equazioni differenziali. Risolvendo quattro di queste equazioni differenziali abbiamo, diciamo, queste condizioni che ci dicono che appunto la sigma 3 deve essere rappresentata in ogni caso, qualsiasi sia la sollecitazione che c'è, è fatta sempre così. Bene. Cioè la sigma 3-3, se stiamo lavorando nella flessione, nello sforzo normale, nel taglio, nella torsione, l'espressione della sigma 3-3 è di questa forma, è un suo modo di rappresentazione. Va bene? Benissimo. Allora, il passo successivo che dobbiamo fare è quello di entrare in uno di questi problemi. Va bene? E quello che si fa normalmente si è inizialmente in questo problema guardandolo in maniera accoppiata, va bene? E rivedendo di nuovo queste equazioni e vedendo qual è la forma poi della sigma 3 in soluzione, come verranno le sigma 1-3 e le sigma 2-3, bene? E così via. D'accordo? Però questo lo facciamo la prossima volta. D'accordo? Ci fermiamo qui con questa lezione.